una spettacolare, delicatissima e facile torta salata fatta con le zucchine e la cipolla rossa di Tropea. Cominciamo con le zucchine. Via, lavate, tagliate a pezzettini, piccoli, medi, grandi, non troppo grandi però. Tagliateli come preferite, l'importante è che siano della stessa misura, così cuociono tutti assieme dentro in una pentola, così sporchiamo solo quella per fare tutto, nient'altro. La nostra cipolla di Tropea è meravigliosa, la tagliamo anche lei a pezzi abbastanza grossi, non troppo piccoli, perché altrimenti poi cuoce e non la troviamo più, non la vediamo più ed è un peccato. Dentro anche la cipolla, dentro nella pentola, insieme con le zucchine, un bel giro di olio extravergine d'oliva di quello buono e andiamo direttamente sul fornello. Fuoco vivace, forte, per circa 5 minuti. Ogni tanto bisogna girarlo, non bisogna aggiungere nessun liquido, bisogna soltanto farla saltare, trifolare, ecco, un pochino. Nel frattempo ci prepariamo gli altri ingredienti. Serviranno uno o due uova fresche, a seconda della consistenza che vogliamo ottenere. Mezzo chilo di ricotta fresca, quella che volete, va bene, quella di bufala, quella di mucca, quella di capra, di pecora, quello che volete. Del formaggio grana buono o del parmigiano. E una pasta sfoglia o la pasta brisè o la pasta matta. Io ho usato la sfoglia oggi. Nel frattempo sono passati 5 minuti, vedete che prende un aspetto leggermente trasparente. Ecco, sono pronte, non bisogna farle cuocere troppo perché dopo vanno in forno ancora. Allora, nella pentola abbiamo due zucchine e due cipolle, ci ho messo mezzo chilo di ricotta, un uovo, del formaggio grana o parmigiano, ci mettiamo del sale, del pepe e gli ingredienti sono finiti. È facilissimo, però se volete a piacere ci potete mettere anche del peperoncino, del prezzemolo o qualsiasi altro ingrediente voi vogliate aggiungere. Chi non vuole usare l'uovo può usare due cucchiai di farina di ceci, chi non vuole usare la ricotta può usare del tofu. Gli diamo una bella rugata, ravanata, mischiata, ecco, parola giusta, gli diamo una bella mischiata fino a ottenere questa consistenza. Se c'era l'uovo in più sarebbe stata un po' più morbida, ma dopo quando cuoce diventa più consistente. Scegliamo una teglia, in questo caso è da 28 cm, fino a 33 va bene tutto. Tiro via la pasta in eccesso, ci farò dei biscottini per i miei ragazzi. E tiro via anche la carta perché mi dà fastidio vederla, però vabbè, se volete lasciarla, lasciatela. E con una mandolina taglio delle fettine di zucchine molto sottili. Potete usare anche il coltello, con un po' di pazienza. L'importante è che siano davvero molto sottili, quasi trasparenti. Ora prendo la mia torta, volendo si poteva già infornare così com'era, questa è una questione più che altro estetica, però insomma anche l'occhio vuole la sua parte. Attenzione, io parto dal centro per fare questo lavoro, moltissimi fanno questo lavoro sulle torte salate, però se partite dal centro verso l'esterno, dopo nel forno non vi si incresperanno, non vi si alzeranno, non si muoveranno, resteranno più belle da vedere. Se invece partite dall'esterno verso l'interno vi si storteranno tutte. Con un po' di olio d'oliva mi ungo le mani e spalmo dappertutto, è poco, non serve metterne tanto. Lo spalmo però ovunque, quest'olio farà sì che le zucchine si cuociano bene nel forno. Nel frattempo il forno doveva essere già acceso a 180 gradi. Inforniamo per 25 minuti. Ed ecco pronta una bellissima, delicata, soffice torta salata alle zucchine che ha un sapore incredibile. La potete mangiare calda, la potete mangiare tiepida, la potete mangiare fredda, la potete mangiare il giorno dopo, l'importante è che la mangiate. Qui sotto in descrizione troverete la ricetta scritta bene per esteso, così la potrete leggere con calma o stamparla. Ciao a tutti!